Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi parliamo di decreto sostegni bis e finanziamento alle partite IVA. Sul canale ho già portato un video dedicato al decreto sostegni, ve lo lascio qua sopra in descrizione e in quel video potete vedere tutti i requisiti e come effettuare la richiesta direttamente dal sito internet. Il primo decreto sostegni era richiedibile fino al 28 di maggio, quindi ad oggi la scadenza è terminata. In questo video invece parliamo del decreto sostegni bis, che è stato pubblicato già in Gazzetta Ufficiale e quindi sarà attivo tra pochissimi giorni. Prima di andare a vedere però chi ha diritto al decreto sostegni bis e come potremo andare ad acquisire i nostri soldi, vi chiedo di mettere un mi piace sotto a questo video per supportarmi e farmi crescere col canale. Iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella per ricevere tutti i video che andiamo a pubblicare ogni giorno e rimanere sempre aggiornati sulle novità. E inoltre lasciate un commento qua sotto per farmi sapere se avete già usufruito del primo decreto sostegni, se avete diritto al nuovo decreto sostegni o se invece avete delle domande su questo decreto sostegni bis. Cerco sempre di rispondere a tutti e quindi risponderò anche a voi. Ma ora andiamo a vedere quali sono le condizioni del nuovo decreto sostegni bis e come funziona. Il decreto sostegni bis è disponibile per tutti i titolari di partita IVA che è attiva al 26 maggio 2021 ed è valido per tutte quelle partite IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione. Inoltre è disponibile anche per gli enti non commerciali e per le attività del terzo settore. Con il decreto sostegni bis vengono introdotte tre modalità di contributo. Il primo bonus è equivalente al decreto sostegni di marzo, quindi non cambia nulla da quelle che sono le attribuzioni del mese precedente. La seconda modalità di bonus è per coloro che hanno subito ulteriori perdite, come vedremo tra poco in un lasso di tempo differente, e invece il terzo bonus è perequativo. Adesso vado a spiegarvi meglio queste tre modalità di bonus e come potremo andarle a richiedere. Potremo andare a ricevere questi bonus se abbiamo già usufruito del bonus di marzo. Per quanto riguarda la prima modalità di bonus decisa da questo decreto sostegni bis, in pratica prevede che se abbiamo già ricevuto il bonus per il decreto sostegni, riceveremo un importo uguale a quella rata senza dover fare nulla. Quindi se avete già seguito il video precedente e avete ricevuto il bonus, ne riceverete un altro di pari importo probabilmente nella prima settimana di giugno. Per quanto riguarda la ricezione di questo nuovo importo, verrà fatto nelle stesse identiche modalità con cui avete ricevuto il primo, quindi se il primo bonus l'avete ricevuto con bonifico bancario o bonifico postale lo riceverete nello stesso modo, se invece per il primo bonus avete richiesto un credito d'imposta da utilizzare poi con F24 lo riceverete nuovamente in quel modo. Non è possibile purtroppo effettuare quindi un cambio rispetto a quello che avete fatto durante la prima rata. Nella seconda modalità abbiamo un calcolo differente di quello che è stato il calo medio mensile del fatturato. Infatti, rispetto a quelle che sono le date che abbiamo considerato nella prima modalità, qui andremo a considerare un arco di tempo differente. Andremo infatti a considerare le date dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021, andandole a confrontare con il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Quindi andremo a prendere praticamente il periodo da aprile 2019 a marzo 2020, periodo in cui praticamente la pandemia non c'è stata, e lo andremo a confrontare invece con il periodo di piena pandemia, quindi tra aprile 2020 e marzo 2021. In questo caso quindi andremo a fare un calcolo del fatturato annuale 2019-2020, andremo a dividerlo per 12 e troveremo il fatturato medio mensile. La stessa cosa lo facciamo con il fatturato invece 2020-2021, lo dividiamo per 12 e qui avremo quindi i nostri due dati di fatturato medio mensile. Andremo poi a fare un calcolo per verificare se il fatturato medio mensile del 2019-2020 è stato ridotto dell'almeno il 30% rispetto al fatturato 2020-2021. E se dal calcolo che abbiamo ottenuto verifichiamo che l'importo è maggiore di quello che abbiamo già ricevuto con la prima rata, andremo quindi a effettuare una nuova istanza, una nuova richiesta. In questo modo l'Agenzia delle Entrate ci farà già il pagamento di un importo pari alla rata di marzo, andrà solamente a integrare quindi la nuova richiesta e a fornirci l'importo ancora mancante. Vi faccio un esempio molto semplice: se noi col decreto sostegni abbiamo preso 2.000 euro, facendo questo calcolo viene fuori che ci aspettano 2.500 euro,
Consideriamo che i primi 2000 euro li prenderemo in automatico perché abbiamo già usufruito dell'altro bonus e quindi verranno accreditati in automatico, ma facendo poi una nuova richiesta ci verranno accreditati anche gli ulteriori 500 euro che ci aspettano. Ad oggi non c'è ancora la data in cui potremo effettuare questa nuova richiesta, ma nel frattempo possiamo già effettuare il calcolo per capire se ne avremo diritto. Se invece dal calcolo venisse fuori che noi non abbiamo diritto magari ai 2000 euro ma a un importo inferiore, non ci sono problemi perché comunque ci viene garantito lo stesso importo che abbiamo ricevuto con il decreto sostegno. La terza modalità invece è con finalità perequativa. In questo caso si concentra non sul fatturato ma sui risultati economici e viene quindi assegnato in base al peggioramento del risultato economico che abbiamo ottenuto. In questo caso il calcolo andrà a considerare anche i ristori e i sostegni che abbiamo già ricevuto nel 2020 e nel 2021. Quindi se avete già effettuato la richiesta entro il 28 di maggio potete usufruire anche di questi bonus. Se avete già ricevuto il primo, come abbiamo parlato nell'altro video, il secondo lo riceverete in modo automatico di pari importo. Se fate il calcolo potete presentare un'ulteriore istanza per ricevere la differenza rispetto a quello che vi era stato corrisposto con il decreto sostegni e quindi con il decreto sostegni bis con la prima modalità, mentre invece il discorso perequativo è un discorso che prevede dei tempi di pagamento un po' più lunghi. Spero quindi che questo video possa esservi utile, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su queste novità e quindi per scoprire i prossimi video che andremo a pubblicare appena ci saranno novità. Se avete delle domande potete lasciare un commento qua sotto, cerco sempre di rispondere a tutti, mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Per questo video sul decreto sostegni bis è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico. We'll be right back.